calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzoni, ciao ragazzacci, ciao ragazzacce, e siamo ancora qui alla stagione Formula 1, anzi scusate, Formula 1 97, stagione 2019, con il grande Michael Schumacher, con la Ferrari, e insomma siamo davvero arrivati tanto tanto in là. Siamo al decimo, ormai abbiamo appena fatto, scusate, la decima giornata, ci apprestiamo a fare l'undicesima, siamo qua ragazzi in Gran Premio di Ungheria, siamo all'Hungaroring, nella città di Mosorod, quindi al Gran Premio d'Ungheria, un circuito molto difficile, un circuito insomma molto tecnico, perché è pieno di curve, pieno di casini. Io insomma ragazzi sicuramente anche oggi ce la metterò tutta, come sempre andremo a fare prima i 12 giri delle prove, delle qualifiche, tenteremo come sempre di piare a pole position, se no bestemmiemmo di more peggio cose, e poi insomma faremo i giri, 5 giri se non sbaglio, della gara vera e propria, appunto del Gran Premio di Ungheria, che se non sbaglio si svolge in agosto, intorno alla metà di agosto mi sembra, perché una volta che sono stato in vacanza in Ungheria insomma c'era il Gran Premio proprio durante quelle settimane, quindi non so se intorno a Ferragosto, 12, 13, 11, non mi ricordo. Comunque Gran Premio di Ungheria ragazzi, Formula 1 97 su PlayStation, eccoci qua. Andiamo a fare la nostra bella sessione di prove. Siamo alla gara di campionato numero 11, gare di qualifica, insomma. E vediamo, insomma, questo Hungaroring, quello che si riesce a fare. Vediamo, la speranza, insomma, che un giorno ci e un altro pure me piove. Insomma, incontriamo sempre il maltempo, quindi io spero proprio vivamente che questa volta invece si riesca a fare una bella gara, magari con un bel sole, visto e considerato che più o meno si dovrebbe disputare in agosto. Vediamo! Vabbè, sto zitto, non dico più. Via! Sbenda! Ho fatto casino, Vabbè, cominciamo male, vai. Di problemi ai piloti in pista. E niente, un attimo, ho fatto ridere, perché noi lo speriamo oggi, tac, via! E partivo invece subito a tutto con il maltempo. Vabbè, cerchiamo di fare i seri, via, mettiamoci seri in questo Hungaroring, niente. Dovrò molto probabilmente andare a cambiare immediatamente le gomme. Ragazzi, c'ho una fattura, non so chi è che mi porta male, se è loro, se è il gioco, se sono io che sto sfigato, non so chiamare come mi pare, ma sicuramente niente, chi ragazzi serve le gomme da bagnato. Quindi abbiamo detto, l'ultima volta qualcuno mi ha fatto notare che invece no, ho sempre sbagliato, perché le gomme da bagnato sono le wet, e poi ci sono le monsoon, che sono le gomme insomma là, quando la strada è molto bagnata. Penso che in questo caso servano le monsoon, non so, ditemi voi, però non mi sembra insomma che sia poco bagnato. Quelle che ho sicuramente non vanno bene, quindi bisogna che al più presto andiamo a cambiare, alla che chicane, che andiamo a cambiare al più presto le gomme. Che ho fatto? Ho cambiato visuale, e Michael Schumacher ha perso completamente il controllo, sì, è finito proprio contro il guardrail, tutte le barriere. E niente, negli ragazzi, anni scorsi le squadre hanno dovuto modificare la lettura anteriore. Porca miseria, cominciamo subito, ragazzi. Cominciamo subito. In caso colpisca una gomma, il rischio di forare. Gran Premio Ungheria parte sotto i miei Michael Schumacher. Incazzature deve varie, aver preso insomma, in pieno il guardrail. Porca miseria, ragazzi, è possibile che non gliela fa mai a fare una gara decente, insomma, possibile che c'è sempre qualche coppa. E adesso ti fa vedere una cosa, che in questo caso, che adesso, eccolo, qui c'è qua i box, no, i box, box con la V, i box, mamma mia, che cazzo è stato qua, niente, potevo andare un bel colpo, dritto, direi massimo, vai, hai ragione Andrea. Allora, proviamo queste da bagnato, mettiamo le monsoon, via! Vai! No, ho toccato! Ah, ho fatto pausa, niente! Allora, vediamo un po' queste monsoon, se riusciamo a fare qualcosa di meglio. Dai, un po' di più tieve. Guarda, quelle di prima, ragazzi, stavo praticamente pattinavo sul ghiaccio, perché non... Lì, prima mi stavo per sbagliare, stavo prendendo il dritto. Cala in seconda! Cala in prima, Michael, forza e coraggio, via,
battiamoci come dei leoni anche oggi. Ecco in questo seconda. Ungaro ring. Dio Quarziano, perché non gli ecco fa mai quarta. Una orta a fare una gara. Occhio, se metti il rode sulla terra, ragazzi, è fatta. Dai, queste le emozioni vanno bene perché mi tiene abbastanza bene. Diamo uno sguardo ai poi, tempi di qualificazione attuali. Famosa. Al primo intermedio risulta già più lento del suo tempo, ecco, migliore. Pensa un po', un primo giro ho fatto 60.000 secondi. Quanto è lungo questo? Allora, 1 e 2, 1 e 4. Penso che quello lì, il Gran Premio di Germania, come ho fatto la settimana scorsa, penso che sia più lungo rispetto a questo. Mi sembra che si faceva in un 1 e 40 il giro ottimale. Quindi sta migliorando il suo tempo personale, ma è ancora superiore a quello tenuto dal pilota in pole position provvisorio. Che c'è Panis, in pole position abbiamo Panis. Avere fortuna è essenziale, ma non è tutto. Ci vuole anche la bravura, la capacità, e da lui non mancano di certo. Io ti ringrazio tanto, però insomma. Ui, grande giro eccezionale, grande girone, un giro perfetto che lo porta per il momento in pole position. Vai, che abbiamo fatto la scelta giusta delle gomme, vediamo è se è uno riusciamo. Dei veterani della Formula 1 e nella guida dimostra tutta la sua maturità. Senti come gli dà lui, grande, c'era giù, perché sennò insomma mi tratta come se fossi un appestato ogni volta che invece lui mi ha detto dimostra tutta la sua maturità. Bravo. Vai, forza ragazzi, gara numero 11, insomma ci avviciniamo, perché se non sbaglio sono 18 credo che siano totali. Quindi... Al primo intermedio il suo tempo è migliore dell'attuale pole position provvisoria. Più di... Oh! Più... più 10, meno 10, come cazzo ho fatto a fare meno 10, che sto guidando anche malino, forse tutto merito delle gomme e dell'intelligenza artificiale che con l'acqua va molto più lenta. Penso che sia per quello, perché sennò insomma diciamo direi che sarà un ottimo giro. Al secondo intermedio è già davanti. Sì. Chi è? Questi che è doppiati, doppio? Quasi doppiati? Quanti famo? Oh, no, che ho fatto troppo. Sorriavo troppo, sparavo. Lui ha cambiato con me, l'ha visto. Ha visto che io sto facendo bene con le monsoon. Na true, come cazzo la volsi? Cala in prima. 1,45, no! Quanto fa? Controlliamo com'è questo tempo. 1,26. Questo è sicuramente il giro più veloce in assoluto. Cavi serie se sorriavo lungo. Sorriato a tutto proprio, Ce l'ho un po' alto in cuffia. Fammeli levare, perché loro, ragazzi, li sento in cuffia, mi smattisce. Quindi non so a quanto l'ho messo sulla registrazione, ma in cuffia mi arrivano molto forti i commenti e soprattutto il rumore della macchina. Quindi. Grande qui all'Ungaro, Ungaro, come si dice? Ungaro Ring, penso, Ungaro sarà, no? Oh, Ungaro Ring, vediamo un po', insomma, che mi sembra che allora, oggi siamo i tempi di qualificazione. È già dietro, il primo intermedio! Ma comunque prima ho fatto un bel giro, nonostante, insomma, sta pioggia battente, prima penso di aver fatto veramente un bel giro, quindi, insomma, ci possiamo un po' rilassare, anche se non, insomma, devo... ballare, come si dice, ballare sugli allori, se posso dire. Non credo che riuscirà a migliorare questa volta, al secondo intermedio è dietro. Vabbè, comunque sì, abbiamo fatto un bel giro prima, dai. Adesso comunque loro stanno cambiando tutte le gomme, ho visto che stanno rientrando ai box, prima è rientrato qualcuno, adesso qua che c'ho davanti non lo so che non è rientrato, forse sarà il numero uno della Williams. Allora, classifica ragazzi, mamma mia, questa lo piglia un po' fuori, E Michael Schumacher! Dopo voglio strafare. Direi che si è trattato proprio di un contatto con i terreni. Contattino, leggerissimo contattino, più 7. Ho fatto bene prima, mi sa, Oppure sta smettendo un po' di piove col cazzo, guardate chi... niente, un attimo mi sono rilassato. Ho detto, non mi devo cullare sugli allori, se dice, boh, non lo so manco se dice. E comunque sia, appena ho cominciato a parlare, a dire cazzo sto facendo, ho fatto subito un casino. Quindi qui ragazzi bisogna starci. Cala in prima. Con tantissimi occhi. Un occhio Seconda. Sempre sulla strada, sull'acceleratore, sui tempi, sul Terza porco, marcia. Sul boia de mouse, un po' Quarta marcia. Devono essere un po'. Ecco la quinta. È una miseria lui. È il mio compagno di squadra, mi sa, No. Oh, yo! No! Si è scontrato con il Vine! No, Eddie, scusa. Sembra un giro più lento e al primo intermedio infatti è dietro.
Niente, ho poi il Vani, sono schiantato dietro e giustamente però stavolta ci ho avuto io la peggio, insomma mi sono dovuto fermare, diciamo, quasi, via. Vai. Adesso io quello che mi fa incazzare al secondo iena, intermedio è dietro 10 più 10, quello che mi fa incazzare come una iena, ragazzi, è questo: che io, se adesso sto prendendo mano a fare sto circuito con le gomme, insomma, da super bagnato, con tutta l'acqua, un casino, e poi vai a fare la gara magari e asciutto, giornata insomma da 30 gradi, e quindi che ti fa incazzare, perché quando mi piavo mano con tutto dopo diventa difficile. Via, più 7, insomma ho fatto proprio un bel giro prima, mi sa, perché sto... Niente da fare. Una cosa che potrebbe verificarsi più spesso quest'anno sono i problemi fisici dei piloti, come crampi, stanchezza, vomito, problemi ai muscoli delle gambe e delle braccia, che provocano spesso gravi errori. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che tutte le squadre hanno collocato il sedile del pilota più in basso nella macchina, giù, ed in posizione più reclinata, con i piedi leggermente sollevati, come aveva già fatto l'anno scorso Williams. Onese, che un po' in postura devo stare invece, che sennò sto sempre tutto cucciato, sempre tutto mezzo coppo. Stavo guardando i più tempi sei, di qualificazione. Ti guarda i tempi. È già dietro il primo intermedio. E che te dico? Non lo so, forse ragazzi ho fatto un super... Non è che ho tagliato, che ho fatto mezzo percorso. Non è che ho fatto una giuetta prima, insomma, che ho fatto il percorso. Ho tagliato qualcosa, perché come cazzo ho fatto a fare meno 15? Rispetto adesso sto più 6 avanti, quindi... Al secondo intermedio è dietro. Ha colpito Trulli. Trulli, a tutti tocca, non ce n'è uno, ragazzi, che si... Vale, questo, ragazzi, questo era un bel giro. Questo, secondo me, stavo iniziando a fare un bel giro, invece niente, mi sono dovuto. Sembra che le due macchine si siano avvicinate troppo. No. Mika Schumacher. Direi che si è trattato proprio di un contatto con il guardrail. Porca seconda Eva, marcia. Che sono andato ai box non volendo. Sempre Monsù. Vai. Sono andato. Però allora abbiamo rimesse nuove, dai. Meno, forse così in questo caso forse me le rimette seconda nuove. Forse potrebbe anche essere che adesso un paio di giri posso. Esagerare. Cala in prima. No, non posso esagerare. Niente, siamo andati a fare un giretto ai box, così non sappiamo che fa. E momento andiamo a trovarsi i ragazzi i box e vediamo che fa. Un attimo, ci famo due risate, ci famo un Campari e poi ripartiamo. Così, fatto un giro ai box non voluto, via. Vai. Ui, bella sta curva, l'ho presa bene. Sono questo. No! Oh! Ma che cazzo è? Mamma, completamente girata, ma io non ho toccato l'acceleratore, non ho toccato lo sterzo. Che cazzo ha fatto? No, al primo intermedio è già dietro al suo tempo migliore. Non lo so. Namo. Niente, penso che non riusciremo a bissare il record, insomma, che abbiamo fatto prima del giro migliore. Non so nemmeno se ancora è il giro migliore. Vai, cerchiamo di fare un bel giro adesso. Non credo che riuscirà a migliorare questa 18 volta. Al secondo intermedio è dietro. Ha colpito Trulli. Ma ho capito, ma lui mi frena. Io. Sembra che la macchina che stava dietro l'abbia proprio speronato. Se non stai un po' due infami, Quanto fa? Più 17, più 18? Mamma mia, più 17. Vai! Grande giro, vediamo di fare un bel giro, via. Qua giù me lo ricordava, frena, bravo Ale, perché c'è pure una leggera discesa, vedete che sembra che vada anche un po' in discesa. No, va dritto. Porca miseria, ragazzi. Con l'acqua comunque è sempre una scena, a parte che era partita, ragazzi, con la ridolina iniziale, che mi ha fatto una partenza proprio da panico. Poi si era messa bene con un bel giro per guadagnare a pollo e poi dopo da lì in poi, insomma, è stato un calvario continuo, insomma, tra il e sbagliato e dietro al primo intermedio. Ho sbagliato, sono a un giro ai box che non dovevo andarci, ho sbattuto con tutti, ho andato fuori, ho fatto peggio cose, quindi insomma diciamo che
c'è stato un 1-2 giri e no, Ale scala in prima, incazzo, scalo 1-2 giri, ragazzi, avevo fatto bene, poi dopo da lì ho fatto un purpurì, niente, altro giro da dimenticare, non credo che riuscirà a migliorare questa non volta, credo manch'io. Al secondo intermedio è dietro. Vai, concentramento. Seconda. Dai, che mi pare il mago di Segrate. Oh, oh. Vediamo, vediamo. Dove siamo? Dove siamo? Oh, alla fine, non, alla fine comunque l'ho ripreso. Più 3. Pensavo peggio, insomma, di come eravamo partiti. Pensavo che era peggio. Di come stavo facendo casino, insomma. Pensavo del riappeggio, invece anzi sto riando questo giro a più 3, via. Forza, ultimi tre giri. Eccolo che mi viene addosso. Dove stai? Eccolo dietro. Alla curva qua, se non sbaglio, c'è a sinistra. Oh. Vediamo, Questo, dai, se non fa l'imbecille, cosa per me davvero molto molto difficile. Riuscire bene, a non farli invece è più tempi di qualificazione attuali. Al primo intermedio è già dietro il suo tempo migliore. Ho sbagliato pure la curva. Ho sbagliato anche la curva poi dopo. Però comunque dai, non è un brutto giro, via. Diciamo che ho fatto molto molto di peggio oggi. Al GP d'Ungheria, insomma, ho fatto molto peggio durante le qualifiche. Diamo uno sguardo ai tempi sempre di qualificazione. Siamo rimasti attuali. Non fedeli, credo fedeli, che riuscirà a migliorare questa volta. Al secondo intermedio è dietro. Vai. Non gira i box. No. Ecco una Ferrari. Ecco una Ferrari in cazzo. In pieno il garrail. Porco due, ragazzi. Questo comunque avrei fatto un bel giro. Sono sicuro che avrei fatto un giro, non vi dico bello, decente. Guarda. Nonostante sono andato a sbatti quasi più 5, avrei fatto comunque un pari merito con prima, sicuro. Con il giro, insomma, migliore che ho fatto. Però. No, uno dei problemi dei piloti è la visibilità. In quanto le visiere si sporcano moltissimo. Si sporcano. Le visiere si sporcano e i coglioni si rompono. Questo chi lo metterei? La visiera con il retro. Lo metterei come hashtag della giornata. Le visiere si sporcano e i coglioni si rompono quando fosse stronzate. Fare una delle frecce staccabili che coprono la visiera. E mica Schumacher! È una strisciata lungo il garrail, le barriere. Ma che è embriaco, mandò alla vista. E Adamic, ma non cazzo la vista strisciata sui barriere? Controlliamo con me questo tempo in confronto. E dietro il primo intermedio. Più 4 siamo dietro, assolutamente dietro. Seconda marcia. Anche alla stagina attimo di piove, no, Terziano. Scala in seconda. Non credo che riuscirà a migliorare questa volta. Al secondo intermedio è dietro. Mamma mia che sorpassone che ho fatto. Ho fatto un sorpasso, ragazzi, da manuale, solo che dopo ho sbagliato, ho frenato. Qua devo stare attenti che qua sbaglio sempre l'ultima curva e 3-4 volte che sbaglio completamente. Qua farò un più 4, via. Più 2-5. Via che c'è un altro giro. Proviamo a fare qualcosa in questi ultimi due. Proviamoci. Ha fatto un lavoro fantastico. Vedi che dice pure lui. Non so, solo io. Chi se loda si sbroda, io non me lodo mai. Allora, curva questa con Gio prima appare che vada da, invece è a sinistra. Ormai cominciamo a capire, curve me li ricordo, diciamo. Qua c'è una curvona, poi c'è... Oh! No, niente, non l'ho presa bene. E qua la vediamo com'è il suo tempo in confronto ai tempi di qualificazione precedenti. E avanti! È il miglior tempo rilevato al primo intermedio che abbiamo visto. Siamo avanti. Dai, cerchiamo di mantenerla questo giro. Guarda lui. Cerchiamo di mantenerlo questo giro buono che ho fatto adesso. Dai, non. Intanto qua fuori passando a moto, non lo so, a 300 all'ora. Al secondo intermedio è davanti. Se continua così avrà la pole position. Ma quanto era? Non ci ho guardato che era un attimo un po' agitato. 1,26. Questa è la curvona finale prima del rettilineo. Vai a tutto, 19.
21, 22. E questo è sicuramente il giro più veloce in assoluto. Ultimo giro, via, ultimo giro di prova, via. Famo un altro gran giro, via, che ormai mi ho preso mano. Via, 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 via. È una miseria, ragazzi. Adesso mi dispiace solo, come dicevo prima, che adesso che ho preso mano a guidare con questo assetto, questa cosa, insomma, la pioggia, non vorrei che invece sulla gara, insomma, venisse un sole che spacca le pietre e tocca risettare tutto, perché insomma risettare nel senso sala in prima, fare un rewind, e dietro, insomma, il primo intermedio chicane. Nole chicane, arca miseria, potevo fare un bel, potevo comunque migliorare qualche centesimo, invece secondo sbagliato, ho fatto questi due errori e sarà difficilissimo dopo queste due stronzate riuscire a terza marcia. Quanto siamo? Niesimo dietro. Non credo che riuscirà a migliorare questa volta. Al secondo intermedio è dietro. Solo se faccio bene qui. Ultima curva, mi sto. Volevo strafare e ho straperso. Niente, comunque 1.23.109, via, via. 1.23.109, vediamo un po' dove ci porterà questo 1.23.109, se riusciremo o no. Nel frattempo salvataggio, perché non imbroglio, io li faccio sempre solo con una volta solo, non è che voglio imbrogliare e farle 26 orti in modo che dopo ognuno scegli solo quelle meglio. Io le faccio sempre una volta, registro e pubblico. 1.23.109, gli ho fatto 8 secondi, me ci tiro su pure le maniche, fammi tirare su tutte le maniche, ragazzi. X per continuare, eccola qua, andiamo, ragazzi, salvataggio fatto, andiamo a fare questa Gran Premio di Ungheria all'Hungaroring oggi e vediamo, insomma, questi 6 giri, se riusciamo, insomma, a partire dalla pole position, se riusciamo ad arrivare, partendo dalla pole position, se riusciamo, insomma, ad arrivare. Speriamo che adesso non cambi tutto il mondo, che c'è un sole che spacca le pietre, perché in questo caso non lo aspetterei, insomma. Questo tracciato lungo 3968 metri è vicinissimo alla bellissima metri. Budapest, ed è uno dei Budapest, più duri per la difficoltà dei sorpassi di tutto il campionato. Le varie squadre devono preparare le monoposto usando un assetto ad alta tenuta di strada, in modo da permettere una gestione ottimale delle tante curve, mentre i piloti devono presentarsi al meglio della forma fisica. Vediamo come sarà il tempo in quel di Hungaroring. I piloti sono allineati sullo schieramento e si stanno preparando. Questa ce la divertimo se non piove. Via! Si vedono le luci rosse. Vai! Vai! Ed ora via, via, partiti! Aspetta. No, il partenza, porca miseria, mi si è levato questo, porco puttana. Vai! Eccoli, tutti verso la prima perché mi si era levato l'audio. Quella perdita cuffia di concentrazione gli è costata il comando della gara. Perde concentrazione, ho messo pausa. Perfetto! E con questa manovra si è portato in terza posizione. Era Madonna, una fantastica partenza. Chi c'è davanti? Vai, doppia curva. Si è portato al comando. Ragazzi, che garone. No, mi è andato dritto. Sono andato dritto. Ha perso strafà il comando della corsa. Ho voluto strafare. Ho voluto strafare, ragazzi. Mi sa, volevo riaffare in fondo. Vale! Porca miseria, ragazzi, col bel tempo, però sarà divertito. Beh no, sarà divertito un cazzo, loro guarda come cammina, però loro col bel tempo, ragazzi, molto più forti, lo diciamo sempre, insomma, ma loro col bel tempo, la CPU, l'intelligenza artificiale, è molto più scafata rispetto, insomma, a quando c'è brutto tempo, quindi sarà veramente veramente difficile, però almeno sono contento perché sarà una gara armi pari. Via, 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 primo dei 5 giri è andato. E siamo ancora terzi, nonostante le stronzate che ho fatto, siamo ancora comunque in terza posizione. È riuscito ad assicurarsi il terzo posto. E con una botta terribile le due auto si sono avvicinate troppo. Mamma mia, mi sa. Benissimo! No! Si è incontrato con Panis!
Adesso è al comando. Sì, speronato, scusate ragazzi, speronato anche oggi, non ce n'è per di giusto. Veramente una carogna anche oggi. Non volevo buttarlo fuori in questa maniera così brutta. Chi meritava una fuori? Meritava una fuori perché lui sta dietro, ragazzi. Oggi non è da... Oh! Mamma mia! Non è da dargli 10 secondi oggi, sarà durissima perché come sbagli una curva, ragazzi, loro ti massacra. Scusate ragazzi, ho messo pausa proprio durante la partenza, che è il momento più bello, ma un attimo non c'avevo più l'audio in cuffia, vi chiedo scusa a tutti. Nakano. In terza posizione Pedro Dini. Il quarto è che lui sta dietro, Jan Magnussen. In quinta posizione Jarno Trulli. Volevo dare un'occhiata ai tempi e basta, mo capito. Volevo dare un'occhiata ai tempi per vedere quanto ci avevo messo. Ultimi ma non giri te lo, della non gara. Te lo fa vedere, non te lo fa vedere. Prima ho fatto 1.28, 1.28, 1.26, che avevo fatto il miglior tempo? 1.22, boh. Mamma mia, oggi ragazzi veramente, però col bel tempo ragazzi gustate più, mi dispiace per quelli di casa, ma col bel tempo gustate più perché te la godi, invece che dove stare sempre attenti a quello che fai e che non fai, perché la macchina insomma ogni 3 secondi te va in testa coda, è che rula dietro, ma chicano, orca miseria, sta chicane col tempo con l'asciutto, non gliela fa fare la chicane, la pio sempre a tutto, invece con il bagnato ci ri... più lentamente perché comunque arrivo frenando, invece sto facendo un casino della Madonna pure oggi. Vai Gran Premio Ungheria ragazzi, a 3 giri dalla fine, 2.5, siamo in prima posizione, dietro non vedo più nessuno, solo non si vedono i due leucorni, porco due, ho sbagliato, e che lui è dietro, sento le cose, sento il rumore, mamma mia, dove stai? L'ero lì dietro, mi sta impiccicato Panisse ancora oggi. Ancora 2 giri per lui. Panisse oggi ragazzi non me la trego, vuole assolutamente vincere, o comunque non fa vincere a me. Una delle due. Sul cordolo l'ho chiappato tutto, dove stai? Dai che non c'è. Che miseria, per guarda dietro stavano a sbatte. Dai che gli ermo atta. Dai, adesso cerchiamo di mantenere la posizione, cerchiamo di non fare stronzate oggi. Finalmente no, Ale! Mia, sta chicane. Con sta chicane ragazzi ci perdo ogni orta. Tempo prezioso. Vai, che non c'è. Oggi ragazzi impegnativa, sono più serio del solito, si vede che sono più serio del solito, perché comunque quando non c'è il bagnato, insomma l'intelligenza, la CPU è più, è che lui. No, sentivo il rumore. Quanto gli ho dato? Un solo giro mamma da fare. Mamma mia, 2 secondi. Vai, stiamo giocando a testale, Dai, che questa non ce la leva nessuno, a meno che non fa qualche stronzata grave. Che me! L'ordine di arrivo in prima posizione, Michael Schumacher. Forza che se vegni oggi in Ungheria. Via, che torniamo sul podio. Nakano. L'ultima terzo, in Germania, mi sembra che arriviamo quinto. In quarta quarto. Posizione, oggi vedi, siamo sul podio, Siamo sul il podio, nel punto più alto, anzi. Damon Hill. Sesto. Jarno Trulli. Oh, sta a chicane con l'asciutto, non l'ho fatta. 5 orte, 5 giri, non l'ho chiappato una orta. Porco due. Più 3. Comunque il distacco è aumentato, nonostante io che sto... Oh, girando male, mamma mia. Nonostante che io stia girando de merda, invece però è aumentato un po' il distacco. Dai, questo mi fa piacere perché almeno dovrei essere tranquillo, anche perché manca un paio di curve in tutte. Vai, curvone finale, curvone famosimo, come sempre dico, della Maranella, e vediamo un po'. Ale! E Michael Schumacher! Oh! Un bel colpo, direi massimo.
Mamma mia! Questa è la gara che Schumacher voleva vincere, proprio da... Mamma mia, stavo proprio l'ultimo secondo stavo per perdere tutto. A mezzo secondo, mi sa che gli ho dato mezzo secondo, siamo stati proprio finale al cardiopalma pure oggi, ragazzi. Partenza de merda, che ho dovuto un attimo, non c'avevo più l'audio in cuffia, non sentivo più niente. Ho dovuto mettere pausa, però eccolo qua. Ma gli cioè, stava dietro, è stato proprio lì fortuna, ragazzi. Era Nakano quello dietro, pensavo che era Panis, invece era Nakano. Quindi ragazzi, siamo primi anche oggi. Fortunatamente siamo arrivati primi, 83 punti. Quindi diciamo che abbiamo messo una bella ipoteca dopo 11 incontri, insomma, una bella ipoteca. Ferrari, siamo avanti anche come campionato costruttori. Eccoci qua. Allora, salvataggio immediatamente da fare, perché se no, insomma, famo un casino, ragazzi. Allora, puntata oggi, puntatona numero 11, ragazzi. È stata veramente, veramente una cosa bella. Mi sono divertito tantissimo, anche perché per fortuna abbiamo fatto a fare la gara non sotto l'acqua, anche se ci abbiamo fatto tutte le prove. Partenza del merda, poi ci siamo ripresi. Allora, circuito Hungaroring, siamo a Mocho Rod, scusate, in Ungheria, Gran Premio d'Ungheria. Insomma, anche oggi ci siamo divertiti. Ho fatto il salvataggio? No, famo. Anche oggi siamo divertiti, ragazzi. Prossimo appuntamento con la gara 12 saremo al Gran Premio del Belgio, saremo a Spa, quindi mi raccomando, circuito bello da vedere, mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirmi, è stato un piacere anche oggi, ci vediamo la settimana prossima. Ciao ragazzi, alla prossima con Formula 1 97 stagione 2019. Ciao!